Sì, sicuramente sarà una settimana molto particolare per quello che è successo, ma adesso basta pensarci perché abbiamo domenica una partita molto importante per il nostro futuro e quindi dobbiamo essere focalizzati su questo. Quindi sì, veramente concentrati appunto su quello che verrà. Quindi stiamo preparando la partita, oggi abbiamo cominciato a guardare i loro schemi in attacco, quindi per preparare la difesa. E noi non abbiamo niente da cambiare, abbiamo sempre il nostro gioco e quindi dobbiamo trovarci pronti. Caserta è una squadra dove passa tutto nelle mani di Collins, di Bell, di Smith, che sono i giocatori più importanti. Gli altri sono buoni giocatori, Righetti è tornato ad altissimi livelli, quindi dovremo stare molto attenti, anche loro lunghi, Fletcher che ci ha fatto molto male all'andata, quindi sappiamo dove dobbiamo stare attenti. Caserta mi sa che è stata una, dopo Sassari, una delle partite magari più brutte che abbiamo giocato. Quindi la squadra è diversa, un atteggiamento diverso, sono cambiate tante cose, il momento è diverso, quindi non c'è da fare da fidarsi con la partita. Dobbiamo pensare più alle cose che sappiamo fare, non al di noi stessi. La Junior arriverà contro Caserta sicuramente pronta, secondo me, perché vogliamo rifarci dalle sconfitte che abbiamo subito anche in casa contro Varese in modo clamoroso, quindi no, vogliamo rifarci, vogliamo vincere perché vogliamo tutta salvezza. No, ai tifosi dico che nonostante il momento difficile di stare uniti, perché noi ci crediamo e grazie anche ai tifosi che ci crediamo, che ci danno una bella spinta per andare avanti.